E nelle pillole di salute di oggi parleremo di dermatologia, parleremo di condilomi, cercheremo di scoprire esattamente la definizione, cosa sono i condilomi, i segni distintivi di queste infezioni, la diagnosi, la cura e soprattutto la prevenzione. Ne parliamo col dottor Diego Orsini, specialista in dermatologia. Buongiorno dottor Orsini, bentornato su Radio QRS. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati. Buongiorno, bentrovato e bentornato, dottor Orsini. Dunque, condilomi, innanzitutto, visto che magari non molti ne hanno mai sentito parlare, quale può essere la definizione di questi condilomi? Allora, i condilomi sono delle infezioni sessualmente trasmissibili, vengono anche volgarmente definite verruche genitali e si manifestano come delle escrescenze vere e proprie, di colorito roseo o brunastro, che hanno l'aspetto di creste di gallo e si manifestano a livello della regione anogenitale. Costituiscono l'infezione trasmessa più comune al mondo e sono ad elevata contagiosità. Quindi sono, come dire, un'infezione sessualmente trasmissibile, addirittura la più diffusa al mondo, perché si sente molto parlare sempre del virus dell'HIV e dell'AIDS, ma i condilomi sono i più comuni. Assolutamente sì, sono l'infezione più comune, sono dovute al virus dell'HPV, in particolare diciamo che esistono centinaia di sierotipi di HPV, i più frequentemente interessati nella trasmissione dei condilomi sono i sierotipi 6 ed 11. La trasmissione è prevalentemente per contatto, quindi diciamo la via di trasmissione sessuale è la trasmissione più frequentemente imputata alla trasmissione del virus. Non tutti i pazienti che contraggono il virus sono portatori di condilomi genitali, ma tutti i pazienti che hanno contratto il virus sono in grado di trasmetterlo durante il rapporto sessuale. Quindi si possono definire, come dire, portatori sani, quelli che magari non li hanno sviluppati, ma li possono trasmettere. Esatto, diciamo che il virus dell'HPV è un virus che si contrae in fase sessualmente attiva, diciamo nella vita sessualmente attiva dell'individuo, ed è prevalentemente a rapporti sessuali non protetti, per cui la manifestazione clinica, quindi il condiloma, dipende dallo stato immunitario del soggetto. Ci sono soggetti che hanno contratto il virus e manifestano i condilomi e soggetti che il virus l'hanno contratto ma che non hanno la manifestazione clinica. Sia chi ha la manifestazione clinica che chi non ce l'ha è in grado, se attraverso reiterare i rapporti non protetti, di trasmettere il virus ad altri. Chiaro, quindi i segni distintivi sono queste escrescenze a cresta di gallo e sono semplicemente, come dire, delle escrescenze estetiche o possono anche provocare dolore e altri problemi? Sono solo un problema di natura estetico, cioè il paziente giunge a controllo dermatologico perché vede l'anomala crescita queste lesioni che, come ho detto, sono ad elevata contagiosità, quindi aumentano anche per autoinoculo, nel senso che il contatto di un condiloma già presente sulla cute circostante può far aumentare il numero delle lesioni. Tra l'altro hanno un periodo di incubazione molto breve, un periodo di incubazione di circa un mese, di circa 4 settimane. Queste lesioni aumentano, nelle fasi iniziali sono delle piccole papule rosee a superficie leggermente ruvida, cheratosica, che successivamente tendono a confluire e a dare delle vere e proprie escrescenze a cresta di gallo, che sono poi diagnostiche tipiche. Chiaro. I condilomi possono anche configurare delle possibili complicanze nel corso del decorso, chiedo scusa per il gioco di Ma da un parole. punto di vista clinico non hanno grosse, da un punto di vista di sintomatologico, eccetto una lieve sintomatologia pruriginosa, non danno grossi problemi. Le complicanze sono la diffusione alle cavità, nel senso che le condilomatosi localizzate a livello vaginale impongono poi un controllo vulvoscopico e colposcopico perché possono localizzarsi anche a livello interno nella donna, così come sia nell'uomo che nella donna si possono localizzare a livello del retto dell'ano, nelle forme localizzate all'ano bisogna sempre studiare anche il retto con una rettoscopia perché possono anche localizzarsi all'interno. Le localizzazioni interne alle cavità invece sono un po' più difficili da trattare da un punto di vista
proprio di gestione terapeutica perché richiedono delle bruciature interne con laser e sono quindi un po' più complesse nella gestione terapeutica, ecco, in questo senso. Chiaro. Per quanto riguarda la diagnosi, come si effettua? È necessaria una visita dermatologica o se ne può già accorgere in prima La battuta il medico? diagnosi spesso se ne accorge già in prima battuta il medico di famiglia, che invia il paziente a video specialistico, ma diciamo che si ricondurrà una diagnosi clinica. Ci possono essere delle condizioni in cui magari abbiamo lesioni singole isolate che possono andare in diagnosi differenziale con dei piccoli fibromi, quindi lesioni benigne, con delle cheratosi, con dei nevi verrucosi, e quindi in quel caso può essere necessaria una tipizzazione istologica, ma è molto raro. Quindi solamente per un dermatologo la diagnosi del condilome, una diagnosi clinica, è anche abbastanza agevole. E per quanto riguarda la cura, cosa possiamo dire? La cura, diciamo che la cura è una cura che si affronta in due modi. Allora, esistono delle terapie che il paziente applica a casa, quindi le terapie domiciliari, e sono prevalentemente a base di sostanze come la podofyllotossina. Sono praticamente si fanno delle applicazioni locali in formato di soluzione, di emulsione, di gel, che per toccature tendono poi piano piano a ridurre o addirittura a guarire le lesioni in atto. Oppure si utilizzano dei farmaci immunomodulanti, molto nelle forme diffuse, quindi difficili da trattare con metodiche di criochirurgia o con ansa diatermica, che sono praticamente delle terapie immunomodulanti, cioè sfruttano la reazione infiammatoria e immunitaria per indurre una eradicazione della manifestazione clinica indotta dal virus. Chiaro. E, mentre invece esistono poi le classiche terapie fisiche che si fanno in ambiente ospedaliero, quindi la crioterapia classica, si fanno delle bruciature locali con l'azoto liquido, quindi col freddo, oppure con la biodermopopolazione, invece si utilizza un'ansa diatermica, quindi si sfrutta il potere del calore per trattare le lesioni una per una. O ancora esiste un laser ablativo CO2 che consente anche lì la distruzione delle lesioni stesse. Quello che è molto importante è che, come ho già detto, queste lesioni tendono ad aumentare anche per autoinoculo, quindi Cosa vuol dire esattamente per autoinoculo? Mi scusi. perché è sufficiente anche lo sfregamento delle lesioni stesse per determinare un contatto con la cute circostante sana e quindi far aumentare le lesioni già presenti. Quindi il discorso del trattamento dei condilomi deve essere un discorso un po' d'insieme, cioè agire innanzitutto sulla prevenzione, ma soprattutto su una serie di accortezze specifiche. Io quello che dico sempre ai pazienti è di essere completi al trattamento. Io generalmente dopo la diagnosi rivedo i pazienti una volta al mese e li ritratto finché non ho lesioni obiettivabili clinicamente evidenti. Nel momento in cui ho finalmente trattato tutte le lesioni presenti, rivedo il paziente mensilmente per ulteriori 3 mesi, e quando ho 3 controlli negativi, per me il paziente è definitivamente guarito. In quel periodo intercorrente consiglio l'astensione assoluta dall'attività sessuale, che la presenza di condilomi evidenti è ad altissimo rischio di contagio sul partner. Inizialmente è sempre fondamentale controllare anche il partner. In genere io tendo a fare i controlli crociati, ma controllo sempre anche il partner, anche se il partner non ha mai manifestato condilomi genitali. Propongo sempre a tutti i pazienti uno screening per le malattie sessualmente trasmissibili. Oggi tutti i registri per le infezioni sessualmente trasmesse ci dicono che ogni MST, quindi ogni malattia sessualmente trasmessa, è di base una via preferenziale di contagio per ulteriori malattie sessualmente trasmesse. Parlo di virus come l'HIV, di batteri come la sifilide e come la gonorrea, quindi propongo sempre a tutti i pazienti di farlo. Assolutamente. E nelle localizzazioni particolari, quindi nelle localizzazioni anali, cioè nell'uomo e nella donna, e nelle localizzazioni vulvari, consiglio sempre rispettivamente una rettoscopia, una vulvo e una colposcopia. Chiaro, E ma poi, ovviamente, nella donna i controlli per
lo screening con il pap test cervico vaginale. Chiaro, ma le volevo chiedere anche questo, cioè se è sufficiente anche lo sfregamento per permettere, come dire, la crescita in numero e magari anche in dimensione, le chiedo, dei condilomi, è forse consigliato indossare degli abiti che siano meno aderenti sul nostro corpo? Anche? Ma in realtà è sufficiente, io consiglio sempre di utilizzare degli indumenti che non vengano poi scambiati in casa, quindi anche gli asciugamani, slip, costume, accappatoio, tutte queste cose finché non si trattano devono essere individuali, ad uso esclusivo individuale. Assolutamente. E in ultimo, per quanto riguarda la prevenzione per uomini e donne, è un po' diverso, anche perché le donne possono effettuare, come dicevamo prima, lo screening per il pap test, ma immagino la prima è usare il preservativo. Assolutamente sì, l'unica prevenzione, la prevenzione unica per tutte le ISTI è l'utilizzo del profilattico, avere rapporti sessuali protetti. Protegge da qualunque tipo di infezione sessualmente trasmissibile, dalle più frequenti e anche più facili da gestire come le condilomatosi genitali, fino alle infezioni invece più gravi e complesse. Assolutamente. Dottor Orsini, io la ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina. Abbiamo parlato di questo argomento che magari non molti conoscevano, però ricordiamo, i condilomi sono la prima malattia, la prima infezione sessualmente trasmissibile per numero, insomma, al mondo. Io la ringrazio molto, le auguro una buona grazie giornata a voi, e a risentirci. Buona giornata. Grazie. Grazie mille quindi al dottor Diego Orsini, specialista in dermatologia e condilomi, prima infezione sessualmente trasmissibile al mondo. Si sente spesso parlare di altre, giustamente ovviamente, infezioni sessualmente trasmissibili, ma la prima per numero è proprio quella che ha a che fare con i condilomi. I segni distintivi di questa infezione sono appunto delle escrescenze a livello genitale che possono ovviamente creare fastidio e che aumentano con il progredire dell'infezione, ma ci sono diversi modi per trattare questo tipo di infezione. Innanzitutto le applicazioni locali proprio su queste escrescenze che riducono e in qualche caso addirittura guariscono dalla patologia, o almeno dai segni distintivi della patologia. I farmaci immunomodulanti, terapie fisiche poi come la crioterapia e il laser ablativo. Importante, fondamentale anzi, è la prevenzione, ed essendo la prima infezione sessualmente trasmissibile al mondo per numero, chiaramente la prima prevenzione non può che essere l'utilizzo del profilattico. Questi erano i condilomi, specialità di dermatologia ovviamente. Grazie ancora al dottor Diego Orsini per essere stato con noi, e andiamo avanti con il nostro Buongiorno in Farmacia di oggi.